È stato molto vago sul periodo di riferimento. Allora io le chiedo, perché lei ha dichiarato, glielo dico subito, nella precedente udienza di non sapere il rotolo a quale periodo facesse A riferimento. proposito di che cosa, avvocato Piergentili? Quando fa il nome ovviamente del nostro assistito e dei politici, e quando inizia a dire che i mandanti dei delitti di Va bene, Falcone e vada avanti. Borsellino erano politici, servizi segreti, lei ha fatto un discorso molto generico senza sapere quale fosse il periodo. Allora io le chiedo, oggi ricorda, può essere più preciso su questo periodo? Guardi, io con Rodolfo Antonio non è che abbiamo parlato, lui mi ha detto praticamente che i mandanti praticamente delle stragi erano stati questi signori che ho nominato io. Non abbiamo Senta. parlato del periodo delle stragi, delle Sì. stragi di Falcone prima e Borsellino dopo. Che i Sì. mandanti erano i servizi segreti, Andreotti, alcuni ministri e basta, è cosa nostra. Senta, poi lei a un certo punto inizia a parlare e fa dei nomi più precisi di politici, ministri, Martelli e Mancino. Questo lei l'ha dichiarato alla precedente udienza. E questo collegamento con la carica di ministro di Mancino, chi lo fa, lei o lo fa Rotolo? Ministro, io Mancino, ho detto Tom Mancino, ma neanche lo so se era ministro da quello che era. Io ho detto Mancino, e il ministro di Grazia e Giustizia, questo me lo ricordo, me l'ha detto che era Martelli. Sì, però lei alla precedente udienza ha detto, c'era cioè il ministro dell'Interno e il ministro di Grazia e Giustizia, lo dichiara nelle trascrizioni, è precisato al foglio Sì, l'ho detto, 36. però non Scusi, scusi, so. scusi un attimo. Allora lei mi deve dire, le parlò genericamente del ministro dell'Interno o di chi? No, mi parlò genericamente del ministro, mi ha detto il ministro dell'Interno di all'epoca e il ministro di Grazia e Giustizia di all'epoca. Ora, a quali ministri questo per quanto riguarda, stiamo parlando, i mandanti delle stragi? Per quanto riguarda praticamente la trattativa, mi ha detto Mancino e il ministro Martelli, di Grazia e Giustizia. Quindi lei inserisce il nome di Mancino, lo abbina alla questione trattativa, è così? E Sì. lo indica, vabbè, sul tempo lei ha già riferito, non ci torno sopra, anche perché lei stesso fece il riferimento dei 180 giorni. Però lei oggi ha dato una spiegazione. Anzi, un po' più specifica rispetto alle sue paure, su cui io vorrei un momento tornare. Lei ha detto, rispondendo all'avvocato Di Peri, che aveva paura dei servizi segreti, che le sue notizie venivano poi pubblicate, tutto quello che lei dichiarava veniva pubblicato e che la sua famiglia era a Barcellona. È così? Sì. E se le sue dichiarazioni erano pubblicate e lei non leggeva i giornali, mi spiega come fa a saperle? Come faceva a Non avere so paura? perché praticamente sono stata informata dal mio legale che praticamente sono stato informato che abbiamo denunciato anche la Gazzetta del Sud. No, allora deve essere più preciso. Quindi lei, pure se non leggeva i giornali, in qualche modo aveva notizia di tutto quello che c'era pubblicato sulla stampa, è così? Avvocato, lei sta andando oltre No, quello che ha detto no, 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 Presidente. avvocato. Però non può far dire delle cose diverse rispetto a quello che ha Ma detto. lui dice sempre cose diverse, quindi potrebbe No, anche no, oggi dire cose ho diverse. Noi non lo capito. sappiamo Però e non io faccio la attribuisca, domanda. ovviamente, perché altrimenti la domanda è poi fuorviante. Non può attribuire delle cose diverse rispetto a quello che ha appena detto il D'Amico. Ma noi interessa che lui abbia saputo Allora, lei quindi conferma, ha dalla saputo dal suo stampa. difensore che erano stati pubblicati i contenuti delle sue dichiarazioni. È così, D'Amico? Ha detto questo? Sì, Ha saputo ma non anche. sapevo quello che avevano pubblicato. Io so solo i contenuti. Non è che l'avvocato mi ha detto hanno pubblicato che hai ucciso questo o
che hai ucciso l'altro, non me l'ha detto. Siccome so praticamente che c'è stato, giornalmente pubblicavano questi articoli su di me, abbiamo deciso di denunciarli, perché anche la mia famiglia, se dico, si è allarmata, hanno deciso di denunciare, perché sono spaventati, tutta la mia famiglia si è spaventata di tutte queste pubblicazioni e abbiamo deciso di denunciare la Gazzetta del Sud. E quindi questo nell'ambito ovviamente di notizie che riguardavano i processi anche in generale che si svolgevano, fra cui anche questo in corso, questo di oggi? Non esiste completamente, avvocato, le sto dicendo solo che di cose che avevo dichiarato io, però non so neanche quello che è uscito sul giornale, io non lo so, so solo che sono stato informato dall'avvocato. Che praticamente anche lei si è allarmata, mi comunicava che tutta la mia famiglia era allarmata anche lei, perché ogni giorno usciva un articolo sulla Gazzetta del Sud riguardanti me. Però che cosa c'era scritto sulla Gazzetta del Sud l'avvocato non me l'ha mai riferito. E lei ha fatto causa, lei ha fatto causa a un giornale senza sapere che cosa scriveva il giornale? L'ha detto lei poco fa che ha fatto anche causa. Io non ho fatto nessuna causa, io ho fatto semplicemente, gli ho dato lo sapere all'avvocato per fare la denuncia, basta. Senta, lei poi ha parlato di altri politici l'altra volta, ha fatto genericamente un'affermazione di altri politici e lei ha dichiarato questi altri politici non so chi siano, lo dice a foglio 38 delle trascrizioni della precedente udienza, è così? Io non so chi siano questi altri politici perché mi è stato detto altri politici e così le sto riferendo. Sì, poi però sempre l'altra udienza lei ha detto, su domanda specifica, chi erano gli altri politici, gli altri ministri, lei ha detto se faccio i nomi mi rovinano. Allora io le chiedo, lo sa, non lo sa o ancora oggi, ancora il 17 aprile non voleva fare i nomi? Non vuole fare i nomi? Forse se mi sono spiegato male, io i nomi di questi ministri mandanti delle stragi non li so. I nomi praticamente dei politici che reputo Mancino, che mi ha detto Mancino, e il ministro di Grazia e Giustizia Martelli per quanto riguarda la trattativa, ma i nomi riguardanti i mandanti praticamente delle stragi io non li so, so il nome di Andreo, quello che ho riferito poc'anzi. No, lei però è stato forse più preciso l'altra volta, perché l'altra volta ha detto e tanti altri ministri, leggo foglio 42 e lo dice anche a foglio 44 perché si insiste su questa vicenda di altri nomi. Scusi, a proposito della contestazione, si insiste a sulla foglio vicenda... 42, chiedo sì, scusi, sì, no, se si mi fa... sulla vicenda... trattativa o sulla vicenda strage, perché bisogna chiarire nella ce lo dice lui, ce lo chiarirà lui. Io le dico che lei alla domanda precisa di fare i nomi, lei dice tanti altri ministri di cui non vorrei parlare, perché se faccio i nomi di questi ministri le faccio vedere, dottore Di Matteo, che a me praticamente mi rovinano. Allora io le dico, i ministri non sono politici? Sì, mi pare questo conoscenza comune. Allora lei li sa, non li sa questi nomi? Oggi perché ha paura? La sua famiglia non c'è più a Barcellona, no? Guardi, io le ripeto a dire, per quanto riguarda i mandanti delle stragi, i nomi dei ministri non li so. Per quanto riguarda praticamente, io so solamente per quanto riguarda la trattativa, il ministro di Grazia e Giustizia, Martelli. E Mancino, Mancino neanche so io se era ministro, lo sto sentendo da voi ora. Che cosa? Non ho capito, chiedo scusa. Che è stato ministro, l'avete nominato voi in aula, il ministro, non mi ricordo, l'ha fatto con il nome un avvocato, che era ministro. Che era ministro? Sì, l'avete detto voi. Ah, l'abbiamo detto noi.
Sì, in giro. Va bene. E io non lo posso confermare perché neanche non lo so io. Poi. Quindi questo quando lei gli ha detto il ministro degli, perché lei ha detto di aver saputo il ministro dell'interno, lei non sapeva chi fosse, così? Perché lei così ha dichiarato, però poi il nome di Mancino lo fa. Allora scusi, però sta confondendo due cose. Anche perché l'ho già fatto. Perché il ministro degli interni l'ha detto a proposito di altre cose. Pubblico ministero, perché, Però questa è una domanda. Sì, però avvocato Pier Gentili, siccome la domanda è stata già fatta esattamente questa, poi lei appena un quarto d'ora fa ha già fatto questa domanda, non ripetiamo sempre le stesse domande. L'ha già precisato in questi tempi, ha già risposto, è registrato, quindi potrà rileggerselo. Perché lei, parlando della trattativa in modo specifico l'altra volta, invece ha parlato dei pezzi dei 90, dei carabinieri, dei ROS, della questura e della polizia, e l'ha detto a foglio 45. Questura e polizia. Però, intendo unico gruppo che intendo. Dice, per quanto riguarda la trattativa, polizia. Hanno preso parte alla trattativa, come mi ha detto Rotolo, sto leggendo foglio 45. Pezzi da 90 dei ROS, pezzi da 90 e pezzi dei ROS, dei carabinieri, della questura, polizia, e della è la stessa polizia. Cosa per me. Ma non vuol dire Martelli e Mancino, mi scusi. Vabbè, ma sono alternative che d'amico queste affermazioni, perché avvocato, se lei estrapola una frase così, avvocato Pier Gentili, so. Ma deve fare delle domande che possano consentire anche a noi di capire. Per capire. Noi allora, come aggiunge poi dopo il nome di Martelli e di Mancino? A che attività l'abbina in particolare? Cosa avrebbero fatto? Chi, Mancino e Martelli? A me interessa, sì. Questo e cosa avrebbero fatto? Ci hanno detto, avvocate, che cosa sia hanno un po' fatto. Più preciso. Sì, praticamente sono stati portati con la mano dai servizi segreti e da Dell'Utri, praticamente sono stati portati con la mano, che hanno fatto il doppio gioco, l'hanno portato da Ciancimino per fargli fare questa trattativa con Cosa Nostra. E praticamente poi il ruolo di Cinan nella trattativa, che è stato il Ciancimino ha chiamato Cinan, che sapeva che aveva contatti diretti con Provenzano e con Rivina, e poi tutto quello che ho detto. Ecco, lei ha parlato di questo documento, ha portato documenti. A chi le hanno portati questi documenti? Cioè questi documenti a chi le avrebbero portati? Se può essere preciso, perché non si capisce. Sì, praticamente prima Rina, quando ha sentito il nome di Ciancimino, non voleva trattare, perché diceva che era sbirro e non si poteva. Invece Provenzano praticamente l'ha convinto Rina praticamente a trattare. E praticamente mi ha detto Rotolo che Provenzano praticamente ha scritto tanto alcune cose ha scritto alcune cose che hanno tramite Cina hanno fatto avere a Ciancimino. Cioè, scusi, ma questo documento chi l'avrebbe scritto? Avrebbe scritto Provenzano. E il ruolo di Mancino e Martelli portati per la mano, che cosa avrebbero portato? Da chi, cioè, portati per mano a fare che? Dove? Questo documento dove è stato portato? Ce lo dovrebbe precisare, perché questo portati per mano, francamente non si capisce. Non si capisce, hanno portato per mano nel senso praticamente che hanno fatto il doppio gioco per fare chi scendere ha fatto a parte il doppio gioco? Questi servizi segreti chi? I servizi segreti e Dell'Utri. Hanno fatto il doppio gioco praticamente. E la politica hanno fatto il doppio gioco per far scendere a compromesso praticamente il ministro Martelli con questo Mancino, che non so all'epoca che se era ministro, se non era ministro non so che cosa era questo Mancino, e praticamente l'hanno portato con la mano, l'hanno indirizzato da Ciancimino, che aveva collegamento con Cosa Nostra praticamente, e così è stato praticamente. Il Ciancimino si è rivolto praticamente al dottore Cinà, che si è rivolto praticamente a Rina, a Provenzano, e prima Rina non voleva praticamente, perché diceva che Ciancimino non sapeva, era troppo sbirro e non voleva fare niente
un cianciamino, e poi è stato convinto da Provenzano, perché avevano sistemato la cosa con chi di dovere, e diciamo, praticamente hanno trattato praticamente tramite Ciancimino, sempre in collaborazione con i servizi segreti, con Dell'Utri e con gli altri. Senta, la sua famiglia quando è andata via da Barcellona, Pozzo Ligotto? La mia famiglia quando è andata via? E quindi qualche paio di giorni dopo che ho parlato a questo processo, e prima gli altri se ne sono andati. Cioè la sua famiglia se n'è andata dopo il 17 aprile, dopo che ha parlato a questo processo, lei ha parlato il 17 aprile, così? Sì, dopo alcuni giorni. Quindi quando lei ha parlato stavano ancora là, giusto? Sì, e l'ho detto, l'ho spiegato a questo processo, non volevo fare nome neanche a questo processo, se non mi spostavano la famiglia. Però adesso che sono andati via questi altri ministri, altri politici, lei comunque non li vuole nominare, così? Avvocato, se li sapevo a quest'ora gliel'avrei detto, perché io neanche mi spavento, non mi spavento di questi ministri, la mia paura è dei servizi segreti, non dei ministri, ha capito? Senta una cosa, ma tutte queste notizie, i nomi, gliela ha fatti sempre lei l'ha avuti sempre da Rotolo, ecco, è così, ho capito bene? Sì. Molto in breve, con parole sue, il ruolo di Rotolo in Cosa Nostra, come lo definirebbe? Un ruolo di vertice. E Rotolo ha mai parlato con altri di queste notizie? Che ne so io se aveva parlato con altri. Aveva parlato che chi gli ha riferito queste cose, che aveva i rapporti con Cinà, con Rina, con Provenzano. Ma lei, le ha mai detto che ne aveva parlato, lei in sua presenza, ha mai detto di aver parlato con altre persone di queste cose o di averle mai dichiarate? Anche Rotolo? A me non mi ha mai detto. Cioè, lei ha parlato solo, cioè ha parlato solo con lei, Rotolo. Ha parlato solo con me, in quel momento ha parlato con me, poi se ha parlato con altri non lo so io. Come me l'ha detto a me, sicuramente l'avrà detto a qualche altro fidato. E chi c'era? Chi poteva essere? Chi c'era con voi? Con voi? Con noi? Sì. Per quanto riguarda a Barcellona, che cosa vuole intendere? Non capisco poco. Lei era in socialità con Rotolo. Sì. Ecco, in quel periodo, o prima o dopo. Sono stati però già indicati, avvocato Vergentini, tutti i soggetti con cui erano in socialità sono stati già indicati alla scorsa udienza. Quindi va bene, non ci torno su. Allora. E risulta anche da quella documentazione che è stata acquisita. Senta, ma lei, parlando del suo ruolo invece in Cosa Nostra, ha detto che c'è stato per 20 anni, è così? Cioè ha avuto un ruolo, anche oggi ha detto, uno dei più attivi, era responsabile delle famiglie mafiose di tutta dell'intera provincia di Messina, è così? Lei l'ha dichiarato l'altra volta. Successivamente sì, nel 2007 sì, era responsabile di tutta la provincia di Messina. Quindi ha avuto lei un ruolo, come lo definirebbe nell'ambito di Cosa Nostra? Un ruolo di vertice. Come Rotolo? Anche lei direi. Eh? Allora, disse pure che organizzò diversi incontri di vertice, appunto a Palermo, si discuteva di tutto. Allora io le chiedo, di queste cose lei doveva aspettare Rotolo per venirne a conoscenza? Com'è possibile che lei, che aveva questo ruolo, prima non ha saputo mai niente? Guardi che l'ho detto io nelle prime dichiarazioni che ho fatto nei 180 giorni che avevo questo ruolo. E perciò tanto più, a maggior ragione, che lei aveva questo ruolo e l'ha già dichiarato, e quindi lei ha acclarato, anche oggi dice di vertice, che aveva fatto riunioni altolocate importanti dove lei dice a Foglio 18 si discuteva di tutto.
Doveva aspettare Rotolo nel 2014 per sapere queste cose. I mandanti, la trattativa, tutte queste belle cose. Com'è che non sapeva niente lei? Intanto io a Palermo non andavo io personalmente, andavo a Tindoro Calabrese per conto mio. No, lei ha detto che ha organizzato addirittura diversi... Sì, però avvocato ha anche detto nella scorsa udienza, quindi non, se lo rilegge troverà che ha già detto che andava altra persona. Vabbè, andava lui, altra persona, diversi no, c'era perché, lui. Siccome se lei fa una contestazione però la deve fare con più precisione. Le dichiarazioni sono lì, le abbiamo registrate e le abbiamo trascritte. Ma mi può rispondere a questa domanda? Allora, ho già risposto che non era lui che andava personalmente alle riunioni, come d'altra parte aveva già detto la scorsa udienza, ma altra persona da lui delegata. Vediamo se la domanda successiva. Quindi lei non ha avuto modo di sapere niente, pur essendo una persona di questo calibro? Questo io le sto chiedendo. Allora, la domanda è se in queste riunioni si è mai parlato di queste vicende, in queste riunioni. Ma non solo nelle riunioni, vertice, Presidente. Lui aveva rapporti, no? Con altri esponenti importanti. Comandava tutta Messina, tutta la provincia di Messina. Ha già specificato i tempi, però. Non dico solo a Palermo, dico ovunque, non so dove. Allora, riunioni che le ha avuto con altri esponenti di vertice dal 2007 in avanti... Ci sono state mai ad oggetto discussioni, si è mai discusso di questioni appunto, tra virgolette, trattative, stragi o altro, mandanti e così via? Per quanto riguarda le stragi, abbiamo avuto un ruolo nelle stragi noi. E ce l'aveva già detto alla scorsa udienza. Per quanto riguarda questa vicenda, ministri, trattativa o altro, eccetera, no, io sapevo praticamente il fatto dell'estorsione praticamente a Berlusconi e basta. Ce l'ha già detto prima, va bene, quindi conferma quello che ha già dichiarato. Senta, l'ultima cosa che mi ha colpito l'altra volta, lei ha dichiarato che era stato assolto perché abbiamo aggiustato il processo, ha detto lei. Allora ha detto pure... che diversi collaboratori di giustizia l'accusavano di delitti dei quali non aveva neanche avuto un avviso di garanzia. Mi spiega come l'ha aggiustato sto processo? Ha aggiustato praticamente corrompendo i testimoni che dovevano tramite la famiglia. E anche la questo per la verità è già risulto dal verbale della procura. Presidente, io devo entrare un po' nello specifico, sì, noi dobbiamo però con valutare l'attendibilità della persona. E ha ragione, su questo non le volevo soltanto rappresentare che questa stessa affermazione già è contenuta nel verbale che lei ha davanti. Lo ha già fatto riferimento. Appunto, e perciò ci sto tornando. No, che era proprio specifico con riferimento alla, diciamo, corruzione di testimoni. Sì. L'aveva già detto. Sì, quindi non vorrei ripetere le stesse cose perché altrimenti allora, lei si rende conto un'ultima precisazione anche su per le sollecitazioni che ha fatto proprio questa difesa sul non ripetere sempre le cose per guadagnare tempo, noi approfittiamo della vostra sollecitazione. Ha ragione, un'ultima precisazione su questa forse curiosità, ma questi quindi lei diciamo si duole del fatto che era stato accusato dai collaboratori? Come mi duole? Perché? Lei non ho capito. Il ruolo no, questo, all'epoca non c'era. Fu portato nel processo dai collaboratori di giustizia, è così? No. Avvocato, però vorremmo capire anche noi la domanda, perché altrimenti infatti in questi termini... Lui oggi pure è collaboratore. Sì, no? Ho capito, però ci ha detto che è stato ingiustamente assolto sostanzialmente, esatto. se abbiamo capito tutti, e questo ci ha detto. Quindi la sua domanda rimane, devo dire, un po' equivoca in quei termini. Allora ho quindi ci fermiamo, l'esame, ci fermiamo qui. E allora, avvocato Midio... Se posso da Palma, avvocato Cianferoni, grazie. L'ascoltiamo, prego. Grazie, chiedo scusa ai colleghi. Prego. Signor D'Amico, buongiorno, sono l'avvocato Cianferoni, difendo il signor Rina con l'avvocata Nania. Le chiedo, buongiorno a lei, queste conversazioni con Rotolo sono avvenute e secondo lei Rotolo le riferiva dei fatti o delle sue ipotesi, delle sue considerazioni? No, lui mi riferiva delle cose che aveva preso praticamente... che aveva fatto parte, lui era ai vertici di Cosa Nostra. Mi riferiva ecco. Perché sì.
anche di una sola cosa, anche un esempio solo, potrebbe riferire un episodio che Rotolo le ha detto, dice in quel frangente ho saputo questa cosa, non so, una riunione, un incontro, dove si trovava? Mi ha riferito praticamente che hanno avuto l'incontro con, che si incontravano con Cinà a casa sua e che poi praticamente parlavano per quanto riguarda l'omicidio di uccidere un ragazzo che voleva uccidere praticamente Salvatore Lo Piccolo. E questo ragazzo hanno passato lo sta bene, hanno chiesto lo sta bene praticamente hanno chiesto lo sta bene anche a Rotolo e Rotolo gli ha risposto questa frase praticamente al dottore Cinà, gli ha detto praticamente meno cane meno pulci, gli ha detto questa testuale frase che me l'ha ripetuto spesse volte Rotolo e praticamente poi questo ragazzo praticamente è stato ucciso e così via. E praticamente gli incontri che facevano a Catania con Pippo Calderone, Angelo La Barbera, con Nitto Santa Paola, con Stefano Bontate, tante cose, me ne ha raccontato di tutto. È stato si incontrava con i Gambino negli Stati Uniti, è andato a fare omicidi, a fare tanti omicidi direttamente negli Stati Uniti. Vabbè, la sua risposta, se non ha altro da aggiungere, dica pure. No, e tante altre cose che ora non mi vengono in mente. Allora, alla luce di questa sua risposta, io le chiedo solamente questo. Due cose. Una, se per quanto lei ha appreso, il signor Rina ha avuto rapporti diretti con qualche politico. In particolare, lei ha insistito tanto su Martelli e Mancino. E Andreotti, già che ci siamo, ha fatto questo Berlusconi, dica lei. Ha avuto rapporti diretti il... Per quanto ne sa lei. Per quello che mi ha detto praticamente mi nominava sempre lui Rina e Provenzano, Rina e Provenzano, Rina e Provenzano, hanno fatto scendere praticamente a Berlusconi, hanno fatto questo, hanno fatto quell'altro, però rapporti se si sono incontrati, non si sono incontrati non lo so io. Vabbè. Allora alla luce di questo l'ultima cosa, se lei può dettagliare bene come lei sa che è stato scritto il papello. Cosa ho il papello? Qual è il papello? Questo documento, lei ha detto, c'è un documento scritto che fu convinto a scrivere alla fine Provenzano. Dettagli bene questa cosa, se può, se ha dei dettagli da riferire alla Corte. I dettagli sono praticamente che gli ha fatto scrivere praticamente la revoca del 41 bis, che volevano revoca del 41 bis e poi per quanto riguarda il sequestro dei beni, per alleggerire la legge sul sequestro dei beni. Poi mi ha detto altre cose che non ho rivolto. Cioè, il signor Rotolo le disse, guarda che Provenzano ha di scritto... Di papello sta parlando lei, io non sto parlando di papello, io queste cose sta scrivendo... Lei ha notizie per cui Rotolo le disse, Provenzano ha scritto qualche cosa. Ha scritto queste cose mi ha detto, che mi ha detto non praticamente, che mi ha detto Rotolo. Va bene, no, no. Rotolo era tutta una cosa con Salvatore Rina, lo portava a destra, lo portava a sinistra, era il pupillo di Salvatore Rina e di Provenzano, il Rotolo. Il Provenzano per Rotolo lo stravedeva. Ma lei quando sa quando è stato arrestato il signor Rina? Lei lo sa? Ma mi pare nel 93, se non ricordo male. E Rotolo? Che ne so, non lo so. Ah, vabbè, alla luce di questo non ho veramente altre domande, chiedo alla Corte fin d'ora. Rotolo ha fatto un sacco di galera, guardi. Va bene, D'Amico, si fermi, ascoltiamo l'avvocato. Il giorno quando è stato arrestato non me lo ricordo, ne abbiamo parlato un po' di tutto. Si fermi, D'Amico, vediamo l'avvocato Giamperoni cosa voleva dire. Io ti chiedo alla Corte di acquisire lo stato matricolare del signor Rotolo Antonino, storico, per vedere tutte le carcerazioni e i periodi di libertà. E poi quello del signor Rina è in atti e ove non fosse non mancherà la Corte di vederlo.
E poi, fin d'ora, che si perizi i documenti che, secondo l'accusa, sono da riferire al cosiddetto papello con grafia del signor Provenzano. Lei, per la verità, per vedere se l'ha scritto Provenzano. Sta raggiungendo una conclusione che ancora l'accusa non ci ha rappresentato. Quindi... Ma insomma, anche noi siamo qua per ragioni di economia processuale, rappresentiamo alla Corte. E noi, ecco, prendiamo atto, però devo dare atto che lei sta... anticipando una conclusione che nessuno ancora ci ha rappresentato. Anche la Corte ha le sue necessità, le sue limitate conoscenze, molto limitate conoscenze, che si stanno accrescendo giorno per giorno, si stanno accrescendo, ma sono molto più limitate rispetto alle vostre. Allora fermiamoci. Pensando, signor Presidente, se mi fa dire solo questo da parte di questo difensore, prego. Tutte le parti, e la Corte ne ha una nozione comunque probatoria in fieri, che quello che è in atti come sequestrato e indicato cosiddetto papello è stato periziato grafologicamente sulla mano di una serie di persone. Mancava Provenzano, facciamo anche, ripeto, questa perizia. Avvocato Gianferoni, ripeto, tutto quello che lei ci sta dicendo in questo dibattimento ancora non è stato introdotto. A parte il documento sequestrato, lei sta facendo riferimento a tutta una serie di risultanze che in questo dibattimento non sono state ancora introdotte e non sono quindi a conoscenza della Corte. Quindi questo intendevo dire e ribadisco. La difesa Rina non si capacita del perché non si portino alla luce queste emergenze probatorie consolidate, perché documentate. Come lei sa, ci sono dei tempi dell'istruttoria, stiamo seguendo un'istruttoria, il pubblico ministero sta seguendo la sua linea. Quando il pubblico ministero introdurrà questi ulteriori elementi, lei potrà interloquire su questi. Ma al momento attuale la Corte non ha questi elementi a cui lei oggi fa riferimento. E allora, quindi verbalizziamo ovviamente la richiesta di acquisizione dello stato matricolare di Rotolo e di Riina, richiesta per la quale valgono le considerazioni ovviamente che ho fatto precedentemente con riferimento a qualsiasi altra richiesta istruttoria, per così dire, di questo tipo, che sarà valutata nei momenti in cui poi sarà successivamente dovuto. E allora, andiamo avanti con sempre il controesame di D'Amico, c'è l'avvocato D'Agostino che vuole intervenire. Sì, grazie signor Presidente, buongiorno signor D'Amico, due chiarimenti. Il primo, buongiorno avvocato. Sì, lei ha detto appunto che il rotolo le avrebbe riferito questo dettaglio relativo a questo foglio con le richieste scritte da Provenzano, ma il rotolo le disse con precisione che materialmente queste richieste furono scritte di pugno da Provenzano? Voi mi dite che sono state scritte da Provenzano? Da Provenzano sono state scritte. Sì, ma le disse se furono scritte di pugno da Provenzano oppure che Provenzano le fece scrivere e poi lei non sa chi l'ha scritto? Questo vorrei un chiarimento su questo. No, no, le ha scritte Provenzano, quello che mi ha detto Rodo. Le esiste solamente, le ha scritte pugno di Provenzano, sì. Ok. Senta, poi ha fatto... Lei poi ha fatto riferimento al fatto che i vertici dei servizi segreti e la polizia, dei carabinieri, erano a conoscenza della trattativa. Ora, tra questi soggetti vertici che erano a conoscenza, lei sa se ci fosse pure il dottor De Gennaro? No, non lo so, guardi. Non le hanno mai fatto alcun riferimento al dottor De Gennaro? Non me lo ricordo, guardi, non lo ricordo. No, qui deve essere, mi scusi, lei qui deve essere più preciso, perché una cosa è non lo so, una cosa è non ricordo. Quante casi che mi è stato nominato questo nome non lo ricordo, ma io in questo momento le posso dire che non lo ricordo, quindi non lo so. Ma in questo momento lei sta dicendo che non lo ricorda, ma... Si ricorda se qualcuno le ha fatto questo nome per questa vicenda o per altre vicende legate comunque al dottor De Gennaro, ai servizi segreti o a questi temi per cui oggi siamo qui? No, no, completamente. Ora lo sto sentendo da lei, io non me lo ricordo questo fatto. Non se lo ricorda. Nessun'altra domanda, grazie. Male, l'ha addossato la colpa a Berlusconi e Dell'Utri, la colpa di questa legge, è corretto? E a Cosa Nostra? Berlusconi e servizi segreti. Vabbè, chiaramente. Berlusconi, Dell'Utri, Cosa Nostra e servizi segreti sarebbero stati gli autori di questa legge.
Senta, risulta che questa legge nel 2001 fu fatta dal governo Prodi, un governo di sinistra. Per caso Rotolo le disse che Prodi era legato ai servizi segreti? No. Grazie, ho finito. No. Allora, vediamo ancora chi è che deve intervenire. Avvocato Anania. Io ho qualche domanda. Se da lei ha parlato Rotolo, le ha raccontato di avere partecipato all'omicidio di Stefano Bontà? Sì. Che ruolo ha avuto? Le disse il ruolo che aveva avuto nell'omicidio di Stefano Bontà? Non ricordo male, sì. Quello che ha sparato. Non ho sentito, scusi. Se non ricordo male, mi sembra che, perché sono partiti, se non ricordo male, con la motocicletta insieme al suo cognato Sansone. Era uno o due motociclette, ora non lo ricordo chiaramente. E praticamente sono andati là, hanno incontrato per primi lo Stefano Pontale e l'hanno ucciso. Mentre praticamente avevano ucciso Stefano Pontale, che avevano percorso la strada da dove provenivano, incontravano praticamente il pentito Marchese insieme ad altri due soggetti con la macchina, e il Rotolo gli fece il segnale tutto a posto, ma se ne andavano praticamente in un mazzata. Sì, si fermi d'amico, avvocato Anania, la preghiera che ho fatto gli altri vale anche per lei, non ripetiamole, perché non ripetiamo queste stesse cose le aveva già riferite. Quindi solo, e lei me l'ha detto, Rotolo sì. Personalmente sparò o uccise Stefano Bontà, questo solo volevo sapere. Prego. Mi sembra che è stato lui, se non ricordo male, che me l'ha detto lui, e lui sicuramente era sulla motocicletta che hanno ucciso praticamente lo Stefano Bontà. Qualvolta è il processo. E senta un'altra cosa risalente nel tempo. Lei ha parlato, ma in maniera molto confusa, per dire la verità, di un assaggio, un omicidio dove sarebbero stati uccisi 5 carabinieri. Ma io non ho potuto capire se questo fatto avvenne a Messina, a Catania, a Palermo. Per la verità, avvocato Anania lo ha detto pure il luogo, comunque. Quindi gradirei che fosse fatta delle domande di specificazione. Comunque, D'Amico, lei ha fatto riferimento a questo grave fatto. Sì. Ripeta il luogo. Sì, è avvenuto. Sì, a Palermo. Ecco, va bene. Questo Rotolo Antonino. Mi dica. Stava dicendo qualche cosa? No, a posto. Questo glielo raccontò Antonino Rotolo? Sì, personalmente lui. E le disse che lui aveva pure partecipato? Lui mi disse che avevano ucciso questi 5 carabinieri, mi ha fatto capire che avevano partecipato, almeno questo ho capito, che aveva partecipato lui personalmente all'omicidio di questi carabinieri, e i mandanti erano stati Rina, Provenzano, e Pippo Calderone, mi ricordo, o Santa Paola, perché questo praticamente il canadanese che era sul furgone praticamente gli aveva fatto ammazzare tanti affiliati praticamente a Pippo Calderone, a Santa Paola, alla cosca praticamente contraria a Riina, a Provenzano e ai Palermitani. In sostanza l'obiettivo di questo assaggio, perché 5 persone in assaggio, erano i carabinieri o era qualche altro? No, era quello sul furgone. Il furgone era l'obiettivo? No, ha detto era quello sul furgone, avvocato Anania. E lo sai chi era? Il detenuto. Ah, il detenuto. Allora Alfio Ferlito. È avvocato, tutti qua. L'assaggio della circolazione. Rotolo le disse comunque di avere partecipato lui, o le fece capire così? Mi fece capire così, che avevano fatto questo omicidio, questa strage avevano fatto loro. Rotolo era l'unico all'interno del carcere di Opera che, pur avendo il 41 bis, poteva leggere il giornale di Sicilia, la cronaca di Palermo. Lei, quando io ho fatto la richiesta, ha chiarito che il magistrato di sorveglianza
aveva negato, ma poi c'era stato un giudice che aveva ritenuto che era possibile concedere o gliel'ha concesso. Ma questo giudice a chi apparteneva? Era un giudice di Palermo, di Milano, faceva parte di un tribunale? Non mi ricordo, ma glielo confermo, non al 100%, a 1000 per 1000, che è l'unico che aveva il giornale di Sicilia, era Antonino Rotolo. Andate a guardare, praticamente gli ha rilasciato, e vi dico l'avvocato pure che gliel'ha fatto dare, l'avvocato La Macchia, gli ha fatto il ricorso, Elena La Macchia del Foro di Milano. Va bene, una volta prenderà le sue determinazioni. Sentivate la radio e la televisione e potevate quindi ascoltare la cronaca siciliana? La televisione, avevamo il primo, lei... il secondo, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e Italia 7, basta. E la notte sentivate Radio Repubblicana, Radio... Radio Radicale? Guardi, io non ce l'avevo la radio, e vi potete informare praticamente al 41 bis, perché tutti gli oggetti che ci sono praticamente nella cella praticamente sono tutti sono trascritti, praticamente c'è la lista di tutti gli oggetti che puoi tenere in cella. Io non avevo nessuna radio. E Rotolo le comunicava, le diceva: senti, ieri sera e stanotte Radio Radicale ha trasmesso questo, si è occupata di questa notizia, è caduto l'asino per la strada. Le diceva Rotolo? Le posso dire una cosa? Antonino Rotolo alle 8:30, dopo che cadevano i cancelli, l'Antonino Rotolo già dormiva. Lei ha mai conosciuto Rina Salvatore? Io no. Ha mai conosciuto Bagarella Leo Luca? No, me ne ha parlato Antonino Rotolo. Ecco, Antonino Rotolo le disse mai di aver incontrato Bagarella Leo Luca? 100.000 volte. Mi ha detto anche che praticamente Leo Luca Bagarella praticamente ce l'aveva con Benedetto Spera, perché praticamente Benedetto Spera praticamente aveva ucciso una persona che praticamente Leo Luca Bagarella gli aveva raccomandato a Benedetto Spera di non toccare. E mi disse praticamente se a Benedetto Spera praticamente lo prendeva praticamente il Luchino, lui lo chiamava Luchino, gli ci ceppava a destra. Benedetto Spera che era quello là con noi. Ma in quale anno sarebbe avvenuto questo? Lo ricorda questo omicidio di Spera, questa persona? Non lo so, non abbiamo parlato dell'anno. E con riferimento alle date di arresto di Bagarella e di Rotolo, lei è in grado di risalire se si erano incontrati mai? Lui mi diceva di averlo incontrato sempre il Luchino Bagarella. Lo chiamava Luchino. Lui aveva da fare personalmente con Rina, con Provenzano e con Luchino. Tutti questi discorsi... Prima faceva parte era il braccio armato praticamente di Rina, uno dei tanti il braccio armato di Rina, e poi era ai vertici anche di Cosa Nostra, il Rotolo Antonino. I discorsi, le confidenze, per meglio dire, che Rotolo le fece nel carcere di Opera, erano a conoscenza, le sentiva anche Enzo Galatolo? Guardi, Enzo Galatolo parlavano in... certo, le sentiva, lui non sentiva niente di quello che parlavamo praticamente io e Antonino Rotolo, sentiva qualche frase, però noi le frasi praticamente non l'abbiamo, non, come parlavamo con noi non si capiva niente, perché parlavamo con labiale, infatti ci saranno sicuramente 100% le intercettazioni nel 41 bis, e sentite parlare qualche frase e poi non sentite più voce, perché praticamente parliamo con labiale.
con Vincenzo Cavatolo, per questo motivo, quando devono dire qualcosa di delicato, praticamente, siccome io lo vedevo a Vincenzo Calatolo e ce l'avevo praticamente a destra, diciamo, l'Antonino Rotolo ce l'avevo davanti, quindi praticamente qualcosa me la diceva a me e la riferivo a Enzo Calatolo sempre con l'abbiate. Quindi lei non sa se Enzo Calatolo è a conoscenza delle sue stesse confidenze, comunque di una confidenza è certa. Lei dice a un certo punto, disse avantieri a un certo punto, che Rotolo ed Enzo Calatolo aspettavano da un momento all'altro la notizia dell'uccisione del magistrato Di Matteo. Ma Rotolo com'è che era a conoscenza di un progetto di uccidere il giudice Di Matteo? Enzo Calatolo com'era a conoscenza di che c'era un progetto di uccidere Di Matteo? Rotolo questo glielo disse mai a lei? Certo, guardi, il progetto di uccidere Di Matteo, io sentivo le discussioni che facevano praticamente il Rotolo Antonino e il Vincenzo Calatolo. Praticamente quando c'era si parlava praticamente specialmente di questo processo alla trattativa. E infatti il Enzo Calatolo mi faceva a me a morire, capiva praticamente da chi tu stavamo parlando, perché lui capiva di quello che stavamo parlando, perché io parlavo sia con Calatolo e sia con Antonino Rotolo, e mi faceva da cella così, un segnale che dice a morire, dice, se andava a andare, se andava a andare mi faceva. Questo l'ho capito, io volevo sapere da lei, Enzo Calatolo è detenuto dall'epoca dei tempi e lo stesso Rotolo da molti anni è detenuto. Il processo della trattativa, perché secondo quello che ho capito, le risposte che lei ha dato, era la causale dell'omicidio del magistrato Di Matteo. Essendo questi detenuti e al 41 bis, come sapevano, com'è che avevano questa intenzione, come l'avevano maturato? E appunto poi perché non erano imputati in questo processo. Praticamente le posso dire che c'erano anche i lavoranti che portavano l'ambasciata prima di tutto, tra cui c'era, potete chiamare Salvatore Genova, praticamente che era il lavorante che fa parte della famiglia Lo Piccolo, che era il lavorante che portava l'ambasciata. Quando usciva dalla cella il Enzo Calatolo si fermava davanti alla cella praticamente di Antonino Rotolo e si parlavano sempre. Quindi glielo poteva dire in qualsiasi momento, perché era una distanza di un paio di metri, come parlava con Nino Santa Paola. Nino Santa Paola faceva pazzo e poi dietro il muro parlava con Labiale, tanto per dire con Antonino Rotolo. C'era un po' di tutto là, per comunicare fra di noi non c'è nessun problema, guardi, signor avvocato. Sì, e allora un'altra domanda, vediamo chi mi dice stavolta. Ma lo Scopino era in condizione e all'altezza di sapere che un così gravissimo delitto del giudice Di Matteo era stato deliberato da, e poi lei mi dirà da chi? Perché è un delitto eccellente, se lei sa che cosa sono i delitti eccellenti. Come era questo Scopino? Chi era? Come poi faceva a sapere? Era carcerato anche lui. Come faceva a sapere che all'esterno del carcere si era deciso questo? Sono intanto stato chiaro? Salvatore Genova, lei spiego ora come va al 41 bis. Tutti dobbiamo uscire a lavorare, se non usciamo a lavorare ci prendiamo il rapporto, a mano girando ci fanno uscire uno a uno a lavorare, quindi un Scopino di una volta non c'è più, avvocato. E chi era questo che andava in giro? Io ho detto famiglia... Scopino, ma chi era questo che andava in giro per le celle? Salvatore Genova della famiglia Lo Piccolo, che si è interessato anche per l'omicidio, praticamente per l'omicidio di quel ragazzo insieme a Salvatore Lo Piccolo, che gli hanno messo accanto a questo ragazzo, praticamente a Salvatore Genova, praticamente gliel'hanno messo accanto, le posso dire questo, gliel'hanno messo accanto per cercare di salvargli la vita a questo ragazzo, gli hanno messo accanto per diversi mesi, 7-8 mesi, poi praticamente il Salvatore Genova... Lei divaga alla mia domanda, l'omicidio di Genova, il ragazzo mi può dispiacere, mi può interessare in altro processo. Qui io le ho fatto una domanda specifica che riguarda questo processo.
e riguarda quello che lei dice che poi avrebbe dovuto, progetto che avrebbe dovuto eseguire lei se fosse stato scarcerato. Io volevo sapere da chi era stato deliberato, come faceva Rotolo a saperlo, come faceva Enzo Calato a saperlo, come facevano a darle questo ordine. Questo intanto, io riguardo, l'Antonino riguardo Rodo, le ripeto, sulla capacità... faccia rispondere, avvocata Nanni, la domanda è chiara, faccia rispondere anche se in parte ha già detto, ma comunque faccia rispondere. E io non ho detto, guardi, che l'omicidio, io non ho detto che l'omicidio praticamente del tentativo di uccidere Antonino De Matteo gliel'hanno detto a Salvatore Genova, questo non l'ho detto mai. Io le sto dicendo che uno dei tanti che portava l'ambasciata da una cella all'altra era Antonino Rotolo. Poi le posso dire un'altra cosa, che di fronte a Vincenzo Calatolo c'era una cella libera, che era la numero 4, praticamente che ci mettevano lì dentro per le perquisizioni. Quindi l'Antonino Rotolo parlava di fronte a Vincenzo Calatolo, in quanto ogni settimana ci facevano due perquisizioni e ci mettevano in quella cella. Primo punto, l'Antonino Rotolo parlava con Madonia, con Nino Madonia, che era nell'ultima cella praticamente, perché poi ci spostavano, si liberava la loro cella e ci mettevano in quella cella di fronte. Quindi potevano parlare, glielo poteva comunicare direttamente in qualsiasi momento l'Antonino Rotolo, gli poteva comunicare praticamente che avevano l'intenzione di uccidere il Di Matteo. Sì, va, scusi, D'Amico, si fermi un attimo, perché altrimenti qua non riusciamo poi a finire, perché in sostanza l'avvocata Nania le chiede invece di, se lei ha conoscenza, come dall'esterno fosse stata comunicata questa decisione a Rotolo e a Calatolo, se lei lo sa. Cioè non i contatti tra di loro, i colloqui tra di loro, Rotolo, Calatolo, che erano già dentro in carcere, ma dall'esterno questa decisione dell'attentato ai danni del dottor Di Matteo, come è stata comunicata, come l'hanno appresa Rotolo, Calatolo e gli altri detenuti, eccetera. Se lei ne ha conoscenza, evidentemente non deve fare ipotesi. Guardi, il Rotolo è stato praticamente libero, mi sembra, fino al 2005-2006, era agli arresti domiciliari. Quindi, e poi non mi ricordo, forse prima hanno arrestato Provenzano e poi hanno arrestato Rotolo. No, la domanda è specifica. D'Amico, scusi, avvocato Anania, perché altrimenti non riusciamo a concludere. La domanda che l'ha fatto l'avvocato Anania è specifica, non è con riferimento al 2005-2006, ma con riferimento a questo attentato ai danni del dottor Di Matteo, di cui avete parlato tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014. Le chiede l'avvocato Anania, come facevano questi detenuti da tanti anni ad avere questa notizia dall'esterno? Lei lo sa? Le vedo a dire che il Rotolo Antonino sapeva di tutto e tutto, di quello che succedeva fuori, e sapeva di tutto. Di quello che so io praticamente, parlava con gli avvocati e poi non so con chi praticamente gli arrivavano queste notizie, non lo so con chi gli arrivavano le notizie. Quello che vi posso dire è che l'Antonino Rotolo sapeva tutto di fuori, sapeva tutto e per tutto. Va bene.